Siamo con Francesco del Comitato Popolare di Bussoleno. Come sta andando questa giornata a parte la pioggia? Beh, sicuramente è una grande giornata, nonostante la pioggia, appunto, decine di migliaia di persone, ancora di più della marcia dello scorso 25 febbraio dell'anno scorso, in cui eravamo 70.000, oggi siamo sicuramente di più. Un'ottima giornata, sicuramente le persone investono nel loro futuro, investono nella lotta no TAV, è un movimento che è in continua crescita rispetto a tante altre istanze del nostro paese. Penso che il movimento no TAV rappresenti oggi una garanzia, comunque una proposta concreta, un'opportunità per poter innanzitutto dire qualcosa del proprio futuro, ma comunque un'opportunità reale di lotta per guadagnarselo e migliorarlo. E invece cosa pensi dei parlamentari di 5 Stelle, del timore che c'era prima di questo corteo, di questa marcia, che si potessero sovradeterminare appunto questa manifestazione? Come sta andando? Ma solite voci prima dei grandi cortei, dei quasi vecchi politici vecchi. La verità è quella che c'è qua in piazza oggi, decine di migliaia di persone che non hanno assolutamente bisogno di rappresentarsi, ma che lottano ognuno secondo le proprie possibilità. Chi oggi è ad esempio dalla maledizione in Parlamento, penso che porterà avanti l'istanza notata. Intanto i cittadini, le persone che qui abitano, anche i tanti che sono venuti qua oggi, continueranno a lottare. Diciamo, nessuna sovradeterminazione, persone che in modi diversi in più oggi portano avanti la lotta notata. Ma credo che sia una bellissima giornata, perché la partecipazione popolare è enorme. Il viaggio alla cantiere della Maddalena dei deputati è stato tranquillo, quindi senza alcun tipo di problema e di pressione. L'atmosfera, come puoi sentire, è festosa, nel senso che è veramente gente che vuole stare insieme, che vuole dimostrare non solo la contrarietà al treno, ma questo modello di sviluppo, a questo fatto che si spendono milioni, miliardi per delle opere che noi riteniamo inutili, mentre ci sono delle priorità diverse che in qualche modo non vengono finanziate. Com'è andata stamattina al cantiere con le forze dell'ordine, l'ETS? Il cantiere non c'ero, però mi hanno detto che è stato tutto tranquillo. Stamattina è venuta la Puppatola, che ha fatto delle dichiarazioni in linea con quelle che pensiamo noi, penso che si rendono conto tutti ormai che con questa crisi economica andare a spendere questi soldi è una follia. Giustissimo. Giustissimo. Dovrebbe essere abbastanza naturale come pensiero. E invece sul Movimento 5 Stelle, sul timore che c'era che sovradeterminasse questo corteo, questa marcia, il Movimento 5 Stelle, sì, aveva un po' il timore che sovradeterminasse questa marcia, invece appunto. No, ma è stata una cosa. Sono dei parlamentari che hanno voluto rendersi conto della situazione, si renderanno conto anche di questa massiccia presenza popolare, che è assolutamente pacifica, assolutamente priva di ogni aspetto illegale. Quindi credo che sia a parte il tempo una bellissima giornata. Grazie. Ciao. Sì, sì. Ciao Michele, siamo qua. Ciao. Ho fatto un'intervista per InfoOut. Oggi stamattina sei stato al cantiere, volevamo chiederti un po' com'era andata, qual era stato l'atteggiamento di LTF, delle forze dell'ordine in generale. Ma stamattina abbiamo accompagnato i parlamentari di Sinistra Ecologia e Libertà al cantiere, e insieme ai parlamentari del Movimento 5 Stelle, ma LTF ha cercato di recuperare in calcio d'angolo, ha trasformato una sconfitta, almeno ha provato a trasformare una sconfitta in una mezza, in un pareggio, dicendo che il cantiere è sempre aperto, cosa che è una palla colossale, si sa, e che erano loro che ci facevano entrare e non noi che avevamo il diritto di farlo. Devo dire molta collaborazione oggi, credo che non durerà. Poco importa, intanto siamo entrati in tanto, abbiamo potuto vedere, abbiamo potuto raccontare. Okay. Tu un anno fa, quando è successo l'episodio appunto di che ci ricordiamo a tutti dello sgombero al cantiere e appunto la caduta di Luca, eri nato nel cantiere, cosa è cambiato in un anno? Ma un anno fa, quando ci fu quell'episodio, ero corso su perché insomma credevo fosse fondamentale che qualcuno, diciamo,
verificasse, testimoniasse. Ero arrivato poco dopo, diciamo, che Luca era stato portato via. E a un anno di distanza, vabbè, personalmente è uno shock comunque ritornare lì dentro, come uno shock tornare alla cooperativa dopo che è passato un anno e mezzo dallo sgombero. Devo dire, il cantiere è un pacco, come ce lo siamo sempre immaginato, cioè alla fine 30 metri di scavo, neanche, 130 milioni di euro spesi, fantalavori sempre raccontati, mesi e mesi appunto di contrapposizione al di là attraverso una rete, per poi cosa? 25-30 metri di scavo, niente, di fatto non c'è niente. Insomma, è proprio dura sta pietra valsusina, va? In porto dal corteo della marcia Notav. Come mai oggi in valle, nonostante la pioggia? Perché credo alla sicurezza del territorio. Solo quello? La che ne pensa del corteo finora? Tanta gente? Bene, ma non ci fanno passare vicino ai punti critici, per quello va bene. Comunque un'altra domanda, il movimento Notav ha subito attacchi di ogni tipo, anche da un punto di vista giudiziario. Stiamo facendo una domanda a tutti quelli che sono in corteo. Lei si stancherà mai di essere Notav? No, tutto no. Quindi si stancherà, lavoriamo per far stancare gli altri? Sì. Perfetto, grazie. In dirittura d'arrivo a Bussolino siamo con? Diciamo Massimo, speriamo che la marcia dia di nuovo un segno del fatto che tutti siamo contrari all'opera e non abbiamo notizie invece della mattinata di come è andata l'ispezione. Speriamo che anche questa abbia avuto un buon effetto. È da tanto tempo che viene le marce in valle? Sì, dal 2005. Quindi dai tempi di Venaus. Sì, allora, sì, la domanda è, ti stancherai mai di essere Notav? E di venire in valle? No, certo, perché siamo convinti che sia davvero un'opera inutile, costosa e che porta via risorse a quelli che sono invece i veri problemi degli italiani. Quindi lavoriamo per resistere più di loro, si stancheranno loro. Come si dice, un minuto in più, Nino. Nino, allora, anche oggi di nuovo in valle? Anche oggi di nuovo in valle, come sempre. Da quanti anni? Dal 93, quant'è Laura? 93. Quindi dagli inizi? Sì. Che ne pensi della marcia di oggi? Vedo che c'è tanta gente, anche se oggi non l'ho vista tutta perché sono nonostante la pioggia. No, la domanda è, ti stancherai mai di venire in valle a manifestare? La raccolta dello sguarino, ma quella gente perfetto, ci grazie. E non permetteremo, cercheremo di discussione dei parlamentari ha sancito di fatto che più o meno l'80% del cantiere è abusivo. A poche decine di metri. Quindi una volta che andiamo a tagliare le reti faremo bene. Qui a Bussolino. Grazie. Ma io sono qua della valle, quindi chiaramente queste manifestazioni cerchiamo di partecipare sempre tutti, perché è interesse chiaramente di tutti, soprattutto delle famiglie, dei genitori. Io comunque ho figli grandi, figli che comunque dovranno molto probabilmente vivere qua nella valle, per cui è interesse senz'altro di tutti noi portare avanti questa lotta, che ormai sono 20 anni, è ormai diventato un interesse non solo più della valle, ma un interesse di tutta la nazione, anche perché viviamo in un momento economico incredibile dove pensare di utilizzare così tante risorse per un'opera assolutamente inutile, visto il traffico di merci, il calo che ci sta. Quindi è importante esserci, è importante partecipare e far partecipare anche i nostri figli. Giusto, infatti c'è una stazione che diceva nuove generazioni, vecchie abitudini, ricordando la voglia di tornare a casa. Certo, speriamo che adesso vediamo anche a livello politico, sembra che qualcosa si muova, speriamo che ci sia un'inversione di rotta da parte di tutti. A questo proposito stiamo facendo una domanda qui ai manifestanti, ai compagni che vengono qui in valle. Sono 20 anni che veniamo in Val di Susa, ne abbiamo viste di tutti i colori, ci hanno arrestato, ci hanno minacciato, ci hanno detto che siamo retrogradi, eccetera, eccetera. La domanda è, ti stancherai mai di partecipare alle lotte della Val Susa? No, direi proprio di no,
mancherò mai, perché è una cosa in cui ci credo, una cosa con cui se ti informi riesci a capire l'entità dell'opera, l'inutilità assoluta, per cui si manifesta in modo anche pacifico, soprattutto pacifico, però non si molla mai. La prossima volta andiamo a cantiere. Pensavo già di andarci io, sarà per la prossima allora.